I giovani hanno bisogno di misure specifiche, riscatto della laurea, tirocini ovviamente con un minimo di rimborso spese, tirocini formativi. Io ho spesso parlato anche di una garanzia per la pensione. Dobbiamo costruire un fondo, stiamo lavorando per un progetto pensione giovani e dobbiamo ovviamente anche prestare attenzione agli autonomi. È aumentato il precariato, un terzo dei contratti superano 30 giorni. 9,2% sono addirittura di un giorno. Come si può costruire un progetto di vita con contratti di questo tipo? Non possiamo dire è colpa del reddito di cittadinanza se non si accettano più determinati lavori. E poi ovviamente c'è una soglia di salario minimo comunque non inferiore a una determinata cifra, 9 euro, comunque calcolata anche su una base di media, eccetera. Ecco, quello è un problema che dobbiamo affrontare e risolvere. Il Censis nel 2050 parla di 5 milioni e 700 mila lavoratori poveri, certo. Per cui bisognerà intervenire con una pensione di cittadinanza. Risolviamolo adesso.